Questo video è possibile grazie a FiscoZen. Ok, scommettiamo che ho ragione. Quando vuoi avviare un business online, più o meno passi queste fasi. Fase 1, quando lo scopri. Vedi su internet uno tutto luigiato, tutto ricco, che viaggia il mondo. E dopo un po' cominci a pensare, mo, ci provo pure io. Quindi inizi a informarti perché il modello di business sembra interessante e passi alla fase 2, quando poi ci provi. Prontamente vai su Google e cerchi come guadagnare online con X. E vedi che dopo poco non ci capisci nulla. Ci sono termini che non conosci o letteralmente articoli talmente vaghi che non dicono niente di pratico. Alcuni ripetono la stessa cosa 3-4 volte di fila, detta con parole un po' diverse, per allungare l'articolo. È frustrante. È tutto quanto uno. Devi comprare questo, devi investire di qua, occhio che devi pure pagarci le tasse su sta roba. E te già tanto se sai cos'è un F24. E il fattore partita IVA, come praticamente a tutti, ti mette più ansia che altro. Che poi ne parliamo della partita IVA. A dire il vero, sei meno solo di quello che pensi. Tutti quanti all'inizio sono così. Pure io ero così. Quando ho iniziato la mia carriera da copywriter, ero più giovane di ora, ero molto confuso e avevo poco nulla in tasca. Cominciai a seguire praticamente a livello ossessivo ogni libro, ogni guru, ogni corso, tutto quello che trovavo. Però questa cosa del diventare un copywriter, no, scrivere, viaggiare il mondo e poter fare queste cose mentre guadagni, era diventata un sogno, un'ossessione proprio. Più che altro perché mi è sempre piaciuto creare cose, proprio da quando sono piccino. Lo vedo come un modo per esprimersi, per sfogarsi, e il punto è che è una cosa che non mi sono mai dovuto forzare a fare, cioè non lo sento come lavoro. Quindi poter fare questo di lavoro, poterlo fare viaggiando anche, ci cascava per me perfetto. Ma il problema era che ovunque guardavo le info erano utili, ma non erano mai abbastanza. Rimaneva sempre quel piccolo dubbio pratico, quella piccola cosa che non ti permette veramente di agire, che tipo non sai su cosa mettere mano. C'è sempre quel dubbio lì, no? Questa cosa mette solo ancora più ansia, perché poi le persone cominciano a chiederti: ma come fai a trovare il primo cliente senza alcuna esperienza? Ma ti serve la partita IVA, no? Non è troppo rischioso? Io non sapevo rispondere a nessuna di queste cose, perché nessuno ne parlava, nessuno le spiegava, spesso e volentieri neanche nei corsi a pagamento. Che poi devo ammettere che non è che ero la persona più socievole al mondo, non sapevo tanto parlare con le persone, di natura io sono introverso. Infatti adesso magari mi vedi ovunque, infatti sei TikTok sicuramente almeno una volta mai visto, o un'agenzia, abbiamo clientela importante, oppure un team. E quel sogno di cui ti parlavo prima, dell'essere un copywriter, lavorare da ovunque nel mondo, si è avverato. E sono arrivato al punto che ho perso il conto dei posti che ho visitato, degli Airbnb e degli hotel in cui ho lavorato, no? Quindi ascolta un po'. Visto che, appunto, ho qualche annetto di esperienza del mondo online, prima di iniziare ci sono delle cose che devi sapere, così almeno eviti di avere in futuro qualche brutta sorpresa. E voglio aiutarti a prevedere stupidi errori che potresti benissimo evitare, risparmiarti. Numero 1, guarda i numeri. Non iniziare nessun business prima di aver oggettivamente esaminato se è realistico oppure no. Niente sicuro, però deve essere almeno realistico, no? Ad esempio, tantissimi parlano di trading per iniziare a fare soldi online, ma lo sapevi che il 97% dei trader non è profittevole? E non è un numero a caso, è proprio uno studio scientifico. E solo 1.1% dei trader superano il salario minimo del paese di riferimento. Questi dati fanno paura. E visto che siamo nel mood dati, 75% dei trader mollano dopo 2 anni. Ora, ovviamente, chi ti ci vende i corsi sul trading è molto difficile che ti dica sti numeri, no? Perché ti scende voglia di farlo. E lo stesso vale per il dropshipping comunque, dove o hai tante skill, ma tante di advertising, content creation, organico, non organico, quello che è, oppure hai tanti soldi. E quando uno inizia, si presuppone che siccome inizia non ha soldi e skill, quindi neanche lì ha senso. Le statistiche del drop sono che il 90% degli store non si alzano nemmeno da terra, cioè proprio falliscono prima di partire. Il mio consiglio per te è questo, ed è veramente un consiglio d'oro: ascolta coloro che ti fanno vedere i dati. Cazzo, io ho proprio un rapporto romantico con i dati, perché agire con le emozioni non ti porta da nessuna parte. Secondo, la partita IVA è difficile se non ti organizzi bene. Seguimi un po'. È un classico: apri Google, ma stavolta Google Maps, e cerchi commercialista. Te ne vengono fuori una roba tipo 20, e hanno come tipo unico contatto magico il loro numero. Io ricordo che quando stavo iniziando mi ero messo lì di fronte al PC con il telefono in mano e ho cominciato a chiamare a raffica tutti questi commercialisti. Io dicevo sempre questo, no? Guardi, vorrei avviare un'attività di copywriting online e volevo sapere un attimo delle informazioni su come funziona la partita IVA. E loro mi rispondevano sempre: copy che? Attività di copy che? Non tutti, però la maggior parte manco sapevano cos'era il copyright, cioè non avevano proprio mai lavorato con una persona che ha business online. Perché in teoria il lavoro del commercialista è renderti la vita facile. Io andavo a parlare con loro e succedeva sempre che mi parlavano di regimi, di imposte, di imponibili, e io non ci capivo niente. Se mi segui, tu lo sai che non parlo tanto dell'argomento partita IVA, quasi per niente. Più che altro perché io penso che il business,
quando inizi a fare business, non inizi per l'amore per la burocrazia, inizi per l'amore per quel business lì. Nel mio caso, fare copywriting, trovare clienti, aiutare questi clienti a crescere, creare contenuti di cui sono fiero. La parte burocratica è proprio una parte di cui non mi piace parlare. Cioè, per me business non è passare ore nell'ufficio del commercialista oppure cercare su Google quante tasse devo pagare quest'anno. Infatti, per aiutarvi a risparmiarvi tutti questi problemi, ho deciso di lavorare con FiscoZen. FiscoZen ti semplifica la vita di tantissimo durante l'apertura e la gestione della partita IVA. Funziona così: prendi una consulenza con loro, tra l'altro del tutto gratuita, spiega che cosa tu vuoi fare, ad esempio gli spieghi che guarda, voglio fare il copywriter, voglio fare questo e quest'altro, e poi loro ti spiegano esattamente, proprio te la fanno chiara, ti spiegano come procedere, quali sono le tue opzioni e come ottimizzare la tua posizione fiscale. Ti aiutano anche a identificare il regime che fa per te, e questa è una svolta per coloro che vogliono, come me, pace mentale, almeno dal punto di vista fiscale, perché il business è difficile. Dover pensare a tutto questo caos e includendo la parte fiscale è difficile, quindi ti svolta per due motivi. Numero uno, in media con FiscoZen arrivi a risparmiare centinaia di euro rispetto a un commercialista classico vecchia scuola. Arrivi anche a risparmiare 300-500 euro l'anno. E poi è pensata per una cosa sola: renderti la vita facile. C'hanno proprio l'app, c'è il consulente dedicato che ti risponde se hai bisogno, c'hanno la dashboard, ti togli la parte fiscale, ti concentri sul vero business. Tipo, una cosa che a me piace tantissimo di come hanno organizzato l'app, insomma l'interfaccia, è che ogni volta che tu fai una fattura nuova, quindi quando arrivano soldi, ti dicono quanto devi mettere da parte per pagare le tasse. C'è proprio il numero che si aggiorna dal vivo, e tutto quanto così facile. E siccome appunto hanno questa missione di semplificarti la vita più che riescono, mi hanno dato uno sconto che posso dare a voi per farvi risparmiare 50 euro sul primo anno con FiscoZen. Quindi già costava poco, adesso non hai scuse per non sceglierli. Quindi clicchi il link in descrizione, inserisci le tue info, fissi una call con uno dei loro esperti che ti risolve tutti i dubbi. Quindi, giusto per riassumere, la parte fiscale va gestita bene, va tolta di mezzo prima che riesci, così ti puoi concentrare sul vero business. Non puoi ignorarlo e fare il grandissimo errore dell'ignorarlo e poi in futuro pentirtene, capisci? Terzo, rispetta i requisiti base. Secondo me il miglior business che tu puoi avviare online per fare soldi è monetizzare una skill. Una skill è un'abilità. Tra l'altro ci ho fatto un video su questo argomento, puoi trovarlo qui. E quando monetizzi una abilità, ad esempio copywriting, vendita, closing, grafica, video editing, quello che è, il punto è proprio che prima devi scegliere quale monetizzare, devi scegliere quale avviare. E quella che tu scegli, ricorda bene, deve rispettare questi requisiti. Numero uno, deve essere gratis per te. In poche parole, non deve avere costi, o comunque deve averne molto molto pochi. Ovviamente se lavori online già sei avvantaggiato, perché non devi prendere un ufficio, quindi già migliaia di euro risparmiati. Per esempio ci sono attività che richiedono attrezzatura, tipo uno dei servizi che la mia azienda offre è quella di aiutare le altre aziende a crescere su TikTok, a creare content. E per fare questi content è ovvio che ci presentiamo con videocamere, con treppiedi, con microfoni, con luci, eccetera. E questa roba, tipo, noi abbiamo investito 12-14 mila euro in attrezzatura video, quindi è chiaro che non puoi semplicemente troppare 10k così. Quindi devi scegliere qualcosa che non ha costi. Il copywriting ad esempio ha zero costi, tutto quanto è gratis, la creazione del sito web, tutto easy. Prossimo requisito, deve essere in domanda, veramente, perché se non è in domanda farai tanta fatica a venderlo. Deve esserci un interesse da parte del mercato di ciò che tu stai vendendo. Cazzo, è importantissimo, perché troppi iniziano online con un servizio che non è in domanda e non lo vendono, e spammano messaggi e scrivono a più persone possibile, ma quello non è un servizio desiderato, cioè non lo vogliono, e poi si chiedono perché non vendo, perché non è in domanda. Prossimo requisito, deve piacerti un minimo. Più che altro, se odi quello che fai, cosa stai facendo? Ti ho parlato prima di FiscoZen, no? Che mi piace perché ti permette di togliere la roba brutta dal business e di fare quello che ti piace. Ed è questo il punto, che se non ti piace il business che stai facendo, perché lo stai facendo? Cioè, lavori online, hai la possibilità di scegliere quello che fare. Perché non scegliere un lavoro dove puoi scrivere contenuti? Scegli una roba che ti garba, altrimenti smetterai di farla dopo tipo un mese. Quindi, fai te. Quarto, se non ti specializzi, fai prima a non iniziare. Nel mio corso Copywriting Mentorship faccio questo esempio e lo rifaccio perché è davvero top per capire. Facciamo che tu sei Marco, il pizzaiolo, e hai la tua pizzeria in piena Milano, ma nessuno viene alla tua pizzeria, quindi tu sei senza soldi e ti servono soldi, se no finisci per strada. Quindi vai online, cerchi un videomaker per farti fare un video promozionale e ti trovi davanti due persone. Persona A fa il videomaker per tutti i tipi di aziende. Persona B fa il videomaker per pizzerie. Chi scegli? Ovvio che scegli la persona B. Lui è letteralmente quello che ti serve. Fai video per pizzerie. È un no-brainer. C'è proprio accoppamento instant. Ed è la stessa cosa che devi fare tu. Al posto di metterti contro il mondo intero, concorrenza, eccetera, crea la tua sottonicchia, crea la tua categoria in cui tu puoi vincere ed essere tu il primo. Il punto di quando inizi un percorso online è questo. Ci sono tantissime cose che non puoi prevedere. A meno che tu veda nel futuro, c'è sempre qualcosa che viene fuori che è un po' una sorpresa. L'obiettivo tuo è anticiparne più che riesci. E oggi ne hai anticipate 4, grazie a me.
Prego. Iscriviti al canale perché posso aiutarti in tantissime aree del business, soprattutto il marketing. E se vuoi togliere una volta per tutte lo stress dalla partita IVA, clicca il primo link che trovi qui sotto. Davvero, è tanta roba ed era l'ora che qualcuno facesse una piattaforma così. Ciao.